bene, allora ringrazio Stefano per avermi dato questo compito anche importante, insomma, di inaugurare, di esordire con questa serie di colloqui, che spero possa essere fruita, come dicevate prima, soprattutto dagli studenti e dai colleghi curiosi di queste cose. Allora, come vedete, il titolo riguarda un evento, il titolo è roboante perché l'evento lo è. Cioè, vi parlo dell'evento più brillante nei raggi gamma che è stato visto di qui negli ultimi 50 anni, insomma, da quando guardiamo il cielo a queste lunghezze d'onda. È stato talmente, ovviamente, quando si parla con dei superlativi, il più luminoso, ovviamente queste cose spesso fanno facilmente i titoli dei giornali. Come vedete, mi sono divertito a prendere titoli un po' in tutto il mondo, in tutte le lingue, almeno quello che voi riconoscete. Cerchiamo di capire, oggi vi illustrerò. Perché questo evento, al di là della grande energia relativamente a questi eventi che ha rilasciato, perché è interessante? Perché, che tipo di progresso ci permette di fare e che cosa sta succedendo adesso nella comunità internazionale? Allora, giusto per capire, fatemi descrivere in qualche minuto che cosa sono i gamma ray burst, per chi non lo sa. Allora, qui in questa figura vedete le cosiddette curve di luce, cioè flusso in funzione del tempo. Di quattro esempi, questo per darvi un'idea della varietà di questi lampi di raggi gamma. Sono eventi che osservate impredicibilmente, mediamente 2 o 3 volte al giorno, dipende dalla sensibilità dello strumento, e si osservano in tutte le direzioni del cielo. Durano pochi secondi, ma nel cielo dei raggi gamma, in quei pochi secondi che durano, sono le sorgenti più brillanti a questa lunghezza d'onda, quindi non c'è niente di analogo ad altre lunghezze d'onda. Non vi capita, guardando la sera nella luce visibile, che improvvisamente si accende una stella, vi illumina a giorno e poi dopo pochi secondi si spegne. A giorno d'oggi sappiamo che esistono almeno due classi che corrispondono a due progenitori diversi, i cosiddetti short gamma ray burst, che sono il risultato della coalescenza di due oggetti compatti, dove almeno uno dei due è una stella di neutroni. Si pensa, anche se abbiamo delle prove abbastanza interessanti al giorno d'oggi, l'altro tipo di progenitore, quindi si chiama short burst perché il burst dura tipicamente meno di un secondo, qualche decimo di secondo in media. Gli altri progenitori sono cosiddette collapsed, cioè sono delle stelle massicce, particolari stelle massicce, che a un certo punto, alla fine della loro vita, il core, la parte centrale, collassa, e nel collassare finisce, forma o una stella di neutroni molto magnetizzata, oppure un buco nero, ma la peculiarità è che sviluppa un getto relativistico che poi è quello che ci dà il gamma ray burst. Ora, in entrambi i casi, quindi sono due oggetti completamente diversi, questi oggetti danno dei gamma ray burst più lunghi, diciamo, diversi secondi, fino a anche a diversi minuti. No matter, indipendentemente dal tipo di progenitore, voi vedete che il risultato è lo sviluppo di un getto, una parte di materia viene espulsa a velocità relativistiche, e quello che succede è che a un certo punto una parte di questa energia viene dissipata e fa il gamma ray burst, JRB in inglese gamma ray burst, cioè lampo di raggi gamma. Non sappiamo a tutt'oggi qual è il meccanismo che fa sì che una parte di questa energia venga dissipata in raggi gamma. Cioè, è la prima cosa che abbiamo imparato a osservare da 50 anni a questa parte, da quando sono stati scoperti, ma non riusciamo ancora a dare una spiegazione. Ci sono varie ipotesi, ma non siamo ancora sicuri. Quello che invece conosciamo molto meglio è che questo oggetto relativistico, con fattori di Lorentz 100 o diverse centinaia, a un certo punto viene frenato dal mezzo interstellare e quello che si sviluppa sono degli shock relativistici. Questi shock non fanno altro che perturbare sia il mezzo interstellare che la materia che viene espulsa. Il risultato di questi shock è che si ha l'accelerazione di alcune particelle, e queste particelle emettono a tutte le lunghezze d'onda. Questa emissione viene detta afternoon e ha una durata che può durare dalle ore ai giorni fino agli anni, e quindi una durata molto più lunga, che è il risultato sostanzialmente del mezzo interstellare che viene scioccato da questo oggetto ultrarelativistico. La scoperta di questo afternoon è stata fatta per la prima volta. Con tutte le scoperte, ovviamente avvengono la prima volta, circa 25 anni fa, grazie a Beppo Sachs, un satellite italiano, e qui questo dipartimento ha una storia da protagonista assoluto. Nell'audience abbiamo delle persone che hanno contribuito in prima persona allo sviluppo di questo strumento e quindi all'avanzamento storico di questa conoscenza relativa ai gamma ray burst di cui vi parlerò. Al giorno d'oggi sappiamo che sono oggetti che osservate a distanze cosmologiche. Qui vedete la distribuzione in funzione di redshift per le due classi.
Questi qui che sono viola sono i cosiddetti short burst, quindi la coalescenza di due oggetti compatti, e 5-6 anni fa c'è stato un progresso molto importante perché si sono osservate onde gravitazionali simultanee, 17-08-17, simultanee a uno di questi eventi. E quindi questo ci ha dato un po', è stato un po' considerata la pistola fumante del fatto che questi short gamma ray burst sono associati a questi eventi. Gli altri, quelli azzurri, invece sono i longer gamma ray burst, quelli che vi ho chiamato prima collapser. Quindi le stelle massicce, alcune stelle massicce, solo una minoranza di queste stelle massicce è capace di sviluppare questi getti relativistici. Quindi parlando di stelle massicce parliamo di oggetti che in termini astronomici vivono poco e quindi si trovano in regioni di formazione stellare, e quindi andando a studiare la distribuzione, qui sopra in giallo vedete l'età dell'universo in corrispondenza del redshift, cioè dello spostamento verso il rosso, della galassia a cui appartiene questo evento, e quindi studiando anche questi long gamma ray burst noi riusciamo anche a studiare in modo indipendente come la formazione stellare si è evoluta nel corso delle varie epoche cosmiche. Questo era un cappello introduttivo per darvi un po' il contesto. Vediamo all'argomento allora, che cosa è successo? È successo che il 9 ottobre, più o meno all'ora di pranzo, poco dopo, c'è stato uno di questi eventi. La particolarità di questi eventi è proprio il tema della discussione. Vediamo innanzitutto da dove veniva. Veniva questo, vedete, questa è una mappa del piano galattico, cioè della galassia a cui apparteniamo. Questo evento veniva da qua, cioè molto basso sul piano galattico. In termini astronomici vuol dire che tutto quello che sta dietro, come appunto questo gamma ray burst, la sua controparte ottica, che poi vi descriverò, era fortemente estinta dalla polvere che si concentra sul piano galattico. La cosa curiosa è che il primo che ha scoperto questo gamma ray burst è stato Swift, ma Swift in realtà, questo evento, il gamma ray burst, come vi dirò, vi farò vedere, è durato 10 minuti, dopodiché 10 minuti è tanto, se vi ricordate parlavo prima di pochi secondi, quindi questo è uno dei più lunghi. Swift però l'ha scoperto ben 50 minuti dopo, perché al momento del gamma ray burst Swift era la Terra gli stava in mezzo, quindi non poteva vederlo. Quando questa posizione è diventata visibile, Swift si è accorto che c'era una sorgente nuova qui, quindi ha girato automaticamente i suoi telescopi X e ottico, hanno mandato una circolare perché vedendola così bassa sul piano galattico hanno pensato che fosse un oggetto galattico. E quindi nel titolo della loro circolare, in cui localizzavano questo evento con un'accuratezza di pochi arco minuti e poi pochi arco secondi, parlano di una sorgente transiente. Tipicamente il team di Swift, quando vedo un evento così, in una posizione non così bassa sul piano galattico, lo chiamo subito gamma ray burst, tipicamente. Non si erano accorti che era anche un gamma ray burst, proprio per la posizione ambigua. Ripuntando poi, da un'ora dopo in avanti, hanno visto questa un'immagine in raggi X del telescopio di Swift, vedete una sorgente molto brillante, vedete anche tutti questi anelli. Questi anelli sono stati prodotti dallo scattering, dalla diffusione della polvere galattica, che in qualche modo ha prodotto questi anelli che poi si allargavano nel tempo. Una sorta di eco dell'esplosione primaria dovuta alla polvere galattica. Si è continuato a osservarlo nei raggi X e a questo punto poi non si aveva più dubbi che si trattasse di un gamma ray burst, quindi qualcosa che stava ben al di là della galassia. E questo vedete che è una curva di luce di raggi X, quindi flusso in funzione del tempo. Attenzione perché questo è un log plot, e quindi quello che è una retta in questo che appare come un decadimento lineare, in un grafico così, un decadimento a legge di potenza, che io ho scritto, decadeva come t alla meno 1.4 con uno spettro anch'esso una legge di potenza. Chi fa gamma ray burst vede leggi di potenza un po' dappertutto. Quindi a questo punto non c'erano più dubbi. Se vi domandate, questo è qui arriva fino a circa 100 giorni, se vi domandate, quindi dopo 100 giorni lui decadeva ancora, e lo si vedeva ancora molto bene nei raggi X. Giusto per contestualizzarlo, se noi lo confrontiamo con tutti gli altri afterglow X di tutti gli altri burst, cioè tutte queste centinaia e centinaia di linee grigie che vedete in un plot analogo a questo, lui è questo qua, quindi qualcosa di decisamente più brillante in assoluto visto finora. Possiamo fare un paragone nell'ottico, perché anche nell'ottico è stato visto, questo è il telescopio UVOT a bordo di Swift, ma l'hanno visto anche tanti telescopi da Terra. Vedete chiaramente, queste sono circa le prime 10 ore di osservazione, vedete che la sorgente è andata spegnendosi via via. Allora, questo è il plot analogo, vedete tutte curve di luce di altri gamma ray, centinaia e centinaia di gamma ray burst visti nell'ottico, nel filtro R. E se vi domandate dove sta il nostro amico,
Allora, dopo un'ora, lui aveva una magnitudine di circa 15. Qua, attenzione che provenendo da una direzione molto bassa sul piano galattico, c'è una forte estinzione galattica, quindi correggendo per la quale, se non fosse stato così basso sul piano galattico, noi l'avremmo visto. Quindi vedete che a quest'epoca praticamente nessuno è stato visto così brillante, quindi anche in ottico. Una cosa carina, lasciatemi dire, quindi tutto il mondo ha cominciato a osservare questa controparte nelle ore, giorni, settimane successive, a tutte le lunghezze d'onda, vi farò vedere meglio cosa intendo. C'è stato anche un risultato storico. Per la prima volta il radiotelescopio, la parabola di 32 metri che c'è a Medicina, è riuscito a vedere un afterglow nella banda radio. La persona che ha coordinato queste osservazioni è stato tra l'altro un nostro ex dottorando, Marco Maroggio, che adesso lavora all'Osservatorio di Cagliari. Perché è stata la prima volta? Perché tipicamente le controparti radio di questi eventi sono talmente deboli che servono strumenti più sensibili. Però questo era talmente brillante che l'abbiamo visto per la prima volta anche con questo. Questo, spostandoci in tutt'altra parte dello spettro elettromagnetico, questi invece sono fotoni molto, molto energetici, da 100 MeV a 300 GeV, e anche qui si è visto un afterglow molto brillante, questo l'ha visto il telescopio a conversione di coppia, là a bordo del satellite Fermi, e quindi vedete in uno span di 10 ore come questa sorgente è andata via via spegnendosi. Non solo, ma andando ancora a energie più alte, l'ha visto anche questo osservatorio che sta a 4.000 metri in Cina, si chiama LHASO, che sta per Large High Altitude Air Shower Observatory. In pratica questo grande osservatorio riesce a osservare le cascate di particelle che generano particelle estremamente energetiche, cioè è stato costruito per osservare raggi cosmici o raggi gamma molto molto energetici. In questo caso c'è stato un raggio gamma molto energetico che ha determinato una shower elettromagnetica, quindi di coppie e fotoni, e poi queste coppie e fotoni e tutto quello che ne discende è stato rilevato. È possibile misurare e ricostruire la direzione e l'energia, e si è arrivati con migliaia di fotoni con energie superiori ai 500 GeV nei primi 2000 secondi dal burst vero e proprio, con un fotone più energetico mai osservato da un gamma ray burst, 18 TeV. Un TeV sono 10 alla 12 elettronvolte. Vedremo poi perché questa cosa è molto importante. Questo è un po' una slide che riassume tutte le osservazioni di questo evento. Allora, vedete in verticale tutto lo spettro elettromagnetico, da radio, quindi dai fotoni meno energetici, con la frequenza che sale fino ai raggi gamma, e qui al TeV, questo è LHASO, in funzione del tempo, dove qui vedete il tempo che scorre. Quindi questo, all'inizio c'è stato la prompt, cioè il gamma ray burst vera e propria, circa di durata 10 minuti, poi la gente ha cominciato a osservare tutte le lunghezze d'onda, quindi come dicevo, dal radio al submillimetrico, all'infrarosso, circa 10-15 giorni dopo l'ha osservato anche James Webb, Hubble Space Telescope, la creme della creme, diciamo, di tutti gli osservatori a tutte le lunghezze d'onda. Swift nei raggi X ha continuato a osservarlo, come vi ho fatto vedere, anche nei raggi X Turing in Star, fino, come dicevo, alle energie più grandi. Questa campagna continua tutt'ora, perché l'evento è talmente brillante che... Ecco, questa cosa vuol dire? Vuol dire che a 12 ore dall'evento sono riuscito a misurare lo spettro. Questo è il Grande Can, un telescopio di 10 metri che sta nelle Canarie, ma anche il VLT, che sta in Cile, e hanno, riconoscendo delle righe di assorbimento di elementi ben precisi, hanno misurato RECI, quindi la distanza, una distanza cosmologica, anche se relativamente gamma ray burst, questo vuol dire relativamente vicino rispetto agli altri. Non solo, ma ha provato a osservarlo anche IceCube, che è un esperimento che misura, detetta neutrini di alta energia. Alta energia vuol dire neutrini con energie tra il TeV, il PeV, quindi tra 10 alla 12, 10 alla 15, elettromol. Non hanno visto niente, poi vedremo perché è importante, ma hanno comunque degli upper limiti importanti. Quindi tutto questo è molto bello, molto interessante, ma che cosa serve? Beh, serve al fatto che se voi monitorate un afterglow di un gamma ray burst alle varie lunghezze d'onda, qui avete degli esempi di altri burst storici, osservati nel radio, nell'ottico e nell'X, modellando l'evoluzione contemporaneamente alle varie bande, voi potete costringere l'energetica, l'angolo del getto, il getto che è emesso nel GRB, come l'energia viene distribuita all'interno del getto, la densità del mezzo nel quale il getto si propaga, il fattore di Lorentz con cui il getto viene sparato,
e altri dettagli che riguardano la cosiddetta microfisica degli shock relativistici. Ora, non c'è nient'altro in natura che ci permette di capire che cosa succede in uno shock ultra relativistico. Questi sono gli unici oggetti, diciamo, che sono in grado di sviluppare questi shock. Quindi sono dei laboratori ideali anche dal punto di vista della fisica. Quindi finora vi ho descritto principalmente, vi ho fatto vedere che cosa succede nel cosiddetto afterglow, cioè quella luce che vive più a lungo e che c'è subito dopo. Ma l'evento vero e proprio, che aspetto ha? Ecco, questo è quello che hanno osservato i vari detector in questi famosi 10 minuti. Allora, vedete, questo è il tempo in secondi, vedete, 600 secondi. Allora, tutte queste, allora, sono tre strumenti. Questo è uno strumento a bordo del primo satellite cinese che si chiama InSight HXMD, con cui noi di Ferrara abbiamo una collaborazione molto importante. Questo è il Gamma Ray Burst Monitor a bordo di Fermi. Vedete tutte queste caratteristiche strane? Queste sono tutte dovute alla saturazione dello strumento. Cioè l'elettronica, il rate di fotoni che ha impattato su questi detector è stato talmente alto che l'elettronica non è stata più in grado di registrare tutti questi eventi. Poi anche effetti dei pile-up, insomma effetti strumentali tali che hanno di fatto, anche qui, vedete, i contatori vanno a zero, non perché, ma perché l'elettronica non riesce a ingolfare. C'è il background che è più alto, va a zero. Sì, questo è il background, sì, infatti è proprio una saturazione totale, cioè sono eventi per i quali non riescono a tenere conto. Però cominciate a indovinare una sorta di struttura su cui tornerò tra un attimo. Paradossalmente gli strumenti meno affetti sono stati quelli molto piccoli, quindi con un'area di raccolta, diciamo, con un'area efficace molto bassa. Questo ad esempio è stato un piccolo strumentino, uno scintillatore in grado di rilevare raggi gamma, quindi circa 30 centimetri a bordo della sonda della ESA, Berti Colombo, che studia, che è in orbita attorno a Mercurio. Questa qui ha osservato questa cosa qua, dove vedete che quindi questo profilo è abbastanza pulito, diciamo. Ci sono tre caratteristiche. Il precursore che è al tempo T0, qui non riuscite neanche a vederlo, però ricordatevi che c'è un precursore. Poi c'è quello che io qui ho chiamato the big blow, cioè la parte più intensa. Vedete che qui c'è stato un precursore di circa 10 secondi, poi quasi tre minuti di silenzio, poi è partito i fuochi d'artificio, poi sembrava finito e poi gli ha dato un'altra bella botta, che io qui ho chiamato the final blow. In particolare, giusto per così per dirvelo, c'è stato un altro strumento molto piccolo cinese, proprio un satellite cinese, che è riuscito a prendere la parte più importante, questo Gekan, sì, in orbita attorno alla Terra, con cui noi abbiamo una collaborazione, che si è riuscita a prendere una curva con una risoluzione temporale 50 millisecondi e non è affetta da tutti questi effetti strumentali. Questo è quello, è il tipo di detector, anche qui sono degli scintillatori che misurano appunto i raggi gamma. Giusto per darvi, mettiamolo in un contesto questo evento, questo è la distribuzione come fluence, cioè la fluence è quanta energia viene depositata per unità di area di tutti i burst visti ad esempio da Fermi, da GBM, uno dei cataloghi principali. È suddivisa per quelli degli short e per quelli dei long. Limitiamoci a considerare i long ai quali questo evento appartiene. Allora, il significato di questa curva è in funzione di un'energia, vi dice quanti della fluence, vi dice quanti eventi hanno una fluence maggiore o uguale di un certo valore. Allora, il nostro amico sta qua. 3 per 10 alla meno 2 è completamente fuori scala. Vi ricordate il precursore che vi ho fatto vedere, che è una cosa che se voi lo prendete da solo il precursore, vi domandate dove sta, quel precursore che manco si vedeva sta qua. Aveva da solo una fluence di qualcosa per 10 alla meno 5. Questo significa che se voi guardate, vuol dire che questo sta nel circa il 10% degli eventi più energetici di tutto il catalogo. Quindi quella cosina piccolina che si vede a stento è comunque da solo fa parte del 10% degli eventi più energetici. Un'altra cosa interessante che ha fatto, come dire, insomma, che ha suscitato molto stupore è il fatto che questo evento ha dato un esempio di come la Terra, la ionosfera della Terra, possa essere interpretata, usata come un detector gigante di raggi gamma. In che senso? Beh, nel senso che chi studia le onde radio, chi misura le onde radio riflesse dalla ionosfera, dal livello più basso, che è circa tra 60 e 100 km, si è accorto di questo evento. Perché? Beh, attraverso quella che viene definita una sudden ionospheric disturbance. Quello che è successo è la seguente cosa. Allora, questa mappa vi dà
nel momento del GRB dove stava il Sole e dove stava il GRB. Cioè questa posizione vuol dire che chi stava qui più o meno in India, la direzione del GRB coincideva col proprio zenith. Allora, che cosa è successo? Al tempo del GRB, le persone in India, lì più o meno da quelle parti, c'è una, un network di antenne radio che misurano in questa frequenza qui, quindi intorno a qualche decina di kilohertz. Quindi, che cosa è successo? Beh, il GRB è radiazione altamente ionizzante, quindi ha ionizzato una parte significativa della, di quel livello della ionosfera, quindi cambiando la quantità, la densità di ioni, chiaramente gli ioni risentono, cioè le onde elettromagnetiche radio che viaggiano a quella frequenza risentono automaticamente della densità di ioni. Quindi cambiando improvvisamente il livello di ionizzazione di quello strato di ionosfera, hanno visto questo segnale qua. Questi sono effetti tipici, ad esempio, con cui, perché studiano a queste bande? Beh, ad esempio, per vedere i flare che il Sole, flare anche nei raggi che il Sole ogni tanto emette. Tutto ciò che è in grado, in qualche modo, di contribuire a modificare la densità di ioni in quel livello dell'atmosfera. Quindi vedete che questo bambino qua, che vedete, questo coincide proprio col tempo del GRB. Questa cosa la si è osservata anche, ad esempio, in Inghilterra, in un posto vicino a Manchester, vedete proprio quello che è successo. Al tempo del GRB, quindi questo, la cosa eccezionale, vedete, non è tanto... se vi domandate se questo è un evento senza precedenti, no. Possiamo dire che in rarissimi casi, 4 o 5, se non ricordo il numero esatto, ci sono stati in passato altri GRB molto potenti che hanno indotto un effetto comparabile, ma la novità è che questa volta è successo nella parte della ionosfera illuminata a giorno. Dove è illuminata a giorno, proprio a causa della radiazione solare, il livello di ionizzazione è un po' più alto e quindi il rumore è più alto. Quindi per vedere un segnale è più difficile, il segnale deve essere più forte. Quindi questo è stato abbastanza senza precedenti. Anche questa cosa la si è osservata anche ad esempio qui in una stazione che vedete qui in questa fotografia vicino a Dublino, anche qui il segnale radio, delle onde radio di questa banda ha avuto un significativo incremento proprio in corrispondenza dell'arco di raggi gamma che vedete qui sotto. La cosa potrà stupirvi, ma ci sono antenne che ad esempio sempre a queste frequenze più o meno fanno una sorta di loop, cioè chiudono il circuito, ad esempio sfruttando la corrente che viene indotta anche nel terreno. Qui gli astrofili di 100 sono accorti che anche loro hanno osservato proprio una corrente indotta che chiude il circuito con la ionosfera, proprio questo è il loro segnale che hanno visto in qualche corrispondenza del testo. Quindi se ne sono accorti anche attraverso questi apparecchi. La cosa interessante è che questo evento non è il Sole che ha 8 minuti di anni luce, ma è a 2 miliardi di anni luce di distanza. Va bene, credo di avervi convinto a questo punto che parliamo di un evento estremamente brillante, ma se vogliamo confrontarlo in termini assoluti, perché uno potrebbe domandarsi, vabbè, ma magari l'abbiamo visto così brillante perché era vicino. Bene, allora, questo plot ci aiuta in questo senso. Questa è una figura che vi fa vedere l'energia stimata, rilasciata, i raggi gamma, a ISO vuol dire assumendo isotopia. Noi sappiamo che i GRB emettono lungo un getto, però comunque il paragone è comunque, il confronto è comunque fermo, diciamo. Versus il redshift, c'è ancora una volta la distanza. Questa linea tratteggiata vi dà la sensibilità strumentale, nel senso che per vedere uno strumento con una certa energia, voi lo vedete fino a una certa distanza. Oltre, lo strumento non è più sensibile, non lo vedete. Quindi vedete che in questo caso avete corrispondentemente alle due distribuzioni, in distanza e in energia rilasciata, in raggi gamma. Per darvi un'idea, questa linea che ho disegnato è una linea che vi dà l'idea di come evolve in una scala logaritmica, queste sono tutte le scale logaritmiche, come evolve il volume dell'universo entro una certa distanza. Naturalmente, più distanti considerate il volume papabile in cui può accadere un gamma ray burst, più grande è, quindi è maggiore la probabilità che accada entro un certo volume. Bene, questo evento è avvenuto a un redshift di 0,15, dove il volume in redshift è circa 1000 volte, ad esempio, inferiore a redshift 3. Quindi è avvenuto in un volume relativamente piccolo. Non solo, ma come energetica vedete che è uno dei più energetici in assoluto. Quindi il titolo che ho dato a questa slide, A Monster in the Courtyard, cioè un mostro nel giardino di casa.
uno degli eventi energeticamente più consistenti e in un volume molto vicino, un volume di distanze molto vicino a noi. Per quanto riguarda l'afterglow X, nei raggi X possiamo fare un paragone analogo. Prima, all'inizio, abbiamo fatto vedere quello che noi osserviamo come flusso, ma se uno vuole vedere la luminosità in raggi X, cioè quanti raggi X, quanta energia viene emessa in raggi X per unità di tempo, ebbene, questi sono tutti altri centinaia di GRB osservati nel passato. Il nostro amico sta qua. Quindi effettivamente è davvero uno dei più energetici, non solo come prompt emission, cioè come dampo di raggi gamma, ma anche come energia che poi viene trasferita al mezzo interstellare. Quindi vi ho convinto, spero che si parli di un evento estremamente energetico a una distanza molto vicina. Cosa stiamo imparando da questo evento? Beh, innanzitutto, nell'ottico la gente si è data da fare e, ad esempio, questi sono due spettri presi con il grande can di 10 metri, questo è uno spettroscopio, uno spettrografo al fuoco del grande can, 8 giorni dopo l'evento e questo 12 giorni dopo l'evento. I dati sono in nero e vedete dei profili che modellano questa cosa, che cosa sono questi? Beh, questa è la firma di una cosiddetta supernova Broadline 1C, cioè sono supernove molto energetiche che noi vediamo sempre inevitabilmente, sistematicamente associati a questi gamma ray burst. E quindi questo in qualche modo ci dice, senza ci toglie ogni dubbio, sul fatto che questo evento è stato prodotto proprio dal collasso del core di una stella molto massiva, come tutti gli altri GRB. E la cosa carina è che spesso troviamo gamma ray burst con energetiche ordini di grandezza diverse tra di loro, ma l'energetica della supernova associata è sempre molto simile. Perché è utile studiare come evolve il flusso alle varie lunghezze d'onda? Beh, proprio perché attraverso questo modeling combinato voi potete in qualche modo stimare questi parametri che dicevo, cioè che descrivono sia l'energetica dell'esplosione e come avvengono questi shock relativistici. Questo è uno dei paper, degli articoli apparsi, è un esercizio un po' preliminare secondo me perché mancano ancora tanti dati, sia perché molti dati sono ancora privati, sono stati acquisiti da collaborazioni, ma anche perché soprattutto all'inizio i dati sono molto complicati perché sono affetti da grandi effetti strumentali. Quindi questi sono un po', come dire, sono i primi tentativi di cercare di modellare i dati. Ad esempio in questo caso l'alta energia, ho fatto vedere che è stato visto nel GEV fino al TEV, è molto importante perché ci permette di capire se c'è un contributo, come in questo articolo sostengono, del cosiddetto synchrotron self-compton, cioè fotoni che vengono prima generati per radiazione sincrotrone e poi vengono ulteriormente energizzati da elettroni che li colpiscono. In ogni caso, anche in questo modello non riescono a spiegare comunque il fotone da 18 TeV. Vedremo tra un attimo perché questa cosa è così importante. Un altro tentativo, ad esempio, è quello di invocare radiazione di sincrotrone dovuta ai protoni, invece che normalmente come si fa agli elettroni. Questo per tante ragioni, adesso magari non ho tempo di entrare nei dettagli, questo potrebbe spiegare, secondo questi autori, perché si riesce a vedere un flusso così significativo anche a energie molto grandi. Se uno invoca un processo di accelerazione di protoni così efficiente, protoni che verrebbero accelerate a energie molto grandi, inevitabilmente si dovrebbero creare delle cosiddette cascate adroniche, cioè processi in fondo ai quali avete comunque la produzione di neutrini. Quindi uno sono andati a confrontare se questo, che è la loro predizione del flusso di neutrini, in funzione dell'energia di neutrini, è compatibile, ad esempio questo è l'upper limit, cioè il limite superiore osservato da Ice Cube. Questo lavoro sostengono che in questo caso è plausibile anche il fatto che si possa aver osservato un fotone da 18 TeV senza invocare altri effetti. Vedremo che, secondo me, il mio parere è che un po' insomma tirato per i capelli, però come dico siamo all'inizio. Vediamo perché l'aver osservato un fotone così energetico a delle distanze così grandi è molto significativo. Immaginate che l'universo è pieno di questi fotoni che io ho illustrato in questi pallini di colori, che chiamiamo extra background light photons. Questi sono fotoni tipicamente nel visibile, dell'infrarosso, fino a quelli più soft, che sono anche più abbondanti, sono quelli del microonde, quelli
i relitti, diciamo, il fondo cosmico microbi, i relitti dell'esplosione iniziale, del Big Bang. Questi fotoni rappresentano un ostacolo per dei fotoni molto energetici. Nel senso che se voi prendete un fotone molto energetico, questo fotone, se ha un'energia superiore a questa formuletta qua, cioè 260 GeV diviso l'energia del fotone, che può essere appunto dal visibile all'infrarosso, quindi dall'elettronvolt fino a una frazione molto piccola elettronvolt, ebbene, questo fotone sarà in grado, collidendo con uno di questi fotoni, di creare una coppia, un elettrone e positrone. Questo significa che dal punto di, se voi siete interessati a osservare fotoni così energetici, questi qui rappresentano degli ostacoli. E più lontano viaggia questo fotone, maggiore è il numero di questi ostacoli che deve attraversare, quindi diventa più difficile, corrispondentemente più difficile. Ora, se applichiamo questo esercizio, vedete in questo grafico, vedete l'energia dei fotoni osservati in funzione della distanza. Queste sono da altre sorgenti, cioè delle sorgenti dell'universo, che sono AGN principalmente, che sono in grado di emettere e di sparare questi fotoni molto energetici. Tutti questi pallini grigi, vedete che sono proprio fotoni osservati con una certa energia a una certa distanza, quindi recita. Vedete che c'è proprio questa curva che vi descrive questo sorta di orizzonte, cioè per una data distanza voi avete un'energia massima oltre al quale, se voi avete anche dei fotoni, questi fotoni creano coppie con questi fotoni di fondo, diciamo. Ebbene, dove sta il nostro amico? Il nostro amico sta qua. A questo redshift, in scala, l'energia è 18 tempo. Cioè, sta in una zona in cui è molto difficile osservare. Cioè, è troppo energetico per quella distanza, per essere riuscito a evitare la produzione di coppie. Cerchiamo di stimare la probabilità. Come si fa? Beh, prendiamo i modelli di extra background light, cioè che ci dicono in funzione dell'energia di questi fotoni, quanti sono la densità di questi fotoni, e quindi stimiamo quella che è la cosiddetta profondità ottica in funzione dell'energia a vari redshift. Quindi vedete quattro curve a seconda del redshift, il nostro amico sta più o meno qua. Qui vuol dire che la profondità ottica, come ho scritto qui, secondo, ci sono varie curve perché ci sono diversi modelli di extra background light, la profondità ottica è circa 18-19. Che cos'è la profondità ottica? Beh, senza entrare troppo nel dettaglio, è quella cosa che mi serve per calcolare la probabilità. La probabilità che un fotone attraversi, quindi senza fare coppie, è l'esponenziale negativo. Se voi lo calcolate, vi viene qualcosa di 10 alla meno 8, 10 alla meno 9. Quindi la probabilità che un singolo fotone di 18 temp passi indenne tutta questa cosa è così bassa. Per curiosità ho calcolato la probabilità di un 6 al supervalotto, viene una cosa non tanto diversa. Quindi se volete vedere un fotone che riesce a fare una cosa così è come se avesse vinto un supervalotto. C'è una spiegazione, come è possibile allora che l'abbiamo osservato? Beh, una possibilità che ha solleticato molte persone è che in realtà questo fotone non è stato prodotto là dalla sorgente, ma è stato prodotto lungo la strada da quello che era un protone accelerato a grande energia del Gamma-Bakehurst. Il motore del Gamma-Bakehurst ha sparato un protone molto energetico, il quale lungo la strada ha picchiato contro uno di questi fotoni e ha generato quella che viene detta appunto una cascata adronica, in particolare delle particelle instabili come i mesoni, in particolare un mesone neutro, che qui vedete in questo coso, può decadere, decade a un certo punto in due fotoni molto energetici, uno dei quali può essere arrivato fino a noi, quindi percorrendo una strada molto inferiore, quindi con una probabilità molto maggiore di sopravvivere. Questo è molto importante perché ci dice che effettivamente ci potrebbe dare una prova che i gamma ray burst possono essere sorgenti effettive di quelle che sono, in questo acronimo, vuol dire Ultra High Energy Cosmic Rays. Osserviamo noi a Terra dei raggi cosmici, quindi particelle cariche che hanno energie fino a 10 alla 20 elettronvolt. Una delle domande è quali sono i motori nell'universo che riescono a accelerare particelle fino a queste energie. I gamma ray burst sono sempre stati pensati a essere papabili sorgenti, mancano ancora, diciamo, delle prove molto molto forti, però questo è un indizio molto interessante. Riassumendo, non posso dirvi tutto quello che è stato proposto, vi riassumo per grandi linee le cose che mi hanno colpito. Quindi una possibilità è invece di, no, il raggio gamma effettivamente è stato prodotto dal gamma ray burst, ma sono stati prodotti talmente tardi che anche diminuendo il flusso di un fattore 10 alla 9, la probabilità di sopravvivere, comunque voi riuscite ad avere un flusso, però è un po' tirato per i capelli, dovete avere un meccanismo molto molto efficiente a quell'energia, non è banale.
L'altra possibilità è quella che vi ho detto, cioè che in realtà il radiogramma si è creato lungo la strada e questo potrebbe sostenere l'ipotesi appunto dei GRB come sorgenti di raggi cosmici della sinergia. Un'altra possibilità è invece quella che, quindi questa è un po' una fisica diciamo ordinaria, anche se comunque con delle implicazioni importanti. Un'altra possibilità che anche qui ha solleticato un sacco di teorici è il fatto che in realtà se esistono questi assiomi, queste particelle fantomatiche che scriverei per esempio la Dark Matter, bene, questi assioni in presenza di un campo magnetico come quello che noi pensiamo, c'è lo spazio intergalattico, ebbene questi possono oscillare, cioè un fotone può diventare un'assione, un'altra diventa un'assione, non ha più il problema del pericolo di creare coppie, quindi può passare indenne, diciamo, e poi rioscillare in un fotone. Ho scritto che, come vi ho detto, questo evento quindi è un evento che, per il quale i superlativi si sprecano. Una domanda interessante è se può essere pericoloso. Bene, l'argomento non è nuovo, cioè l'argomento se i gamma reversi possono essere stati oggetto di estinzioni di massa. Sapete che le estinzioni di massa documentate nella storia della vita sulla Terra sono almeno 5. Perché è pericoloso? Beh, è pericoloso perché un lampo di raggi gamma sufficientemente vicino è in grado di ionizzare una frazione molto alta dell'atmosfera. In particolare è in grado di distruggere lo strato di ozono, che è quello che ci protegge dalle radiazioni ionizzanti, da quelle che sono in grado di danneggiare il DNA delle creature viventi. E quindi gli effetti che potrebbe avere un gamma reversi molto vicino sono quello che ci distrugge lo strato di ozono, quindi lasciando per un tempo che può essere anche lungo, può essere anche fino a qualche anno, quindi per qualche anno potremmo essere senza lo sfera che ci protegge dalla reazione UV del Sole, e anche con reazioni chimiche che si genererebbero, perché voi tutto l'azoto molecolare che avete in atmosfera viene rotto, è in grado di produrre tutti questi ossidi, biossidi di azoto, i quali contribuiscono da un lato ad aumentare l'opacità, quindi la Terra si raffredda perché aumenta la radiazione solare che giunge in superficie diminuisce, ma anche perché poi sarà una produzione di piogge acide, tutta una serie di conseguenze, quindi vetrati, acido nitrico, insomma un disastro. Qualcuno ha stimato, ad esempio, questo è un lavoro molto recente, è stato fatto da degli italiani l'anno scorso, in questo grafico vedete il numero di eventi attesi, il numero di eventi letali attesi, calcolati in base all'evoluzione della Via Lattea, cioè della nostra galassia, in funzione della distanza dal centro galattico. Noi siamo in kiloparsec, noi siamo questa linea nera qua, siamo 8 kiloparsec dal centro galattico. Vedete due curve, quella gialla e quella verde, sono le due famiglie di gamma reversi, quella rossa è il totale. Ora, se voi, quindi la probabilità di aver avuto, cioè il numero di eventi attesi negli ultimi 500 milioni di anni, allora noi siamo qua più o meno, quindi c'è il numero di eventi attesi è circa 1. Quindi c'è una probabilità assolutamente non significativa che almeno uno di questi eventi letali sia capitato negli ultimi 500 milioni di anni. Qualcuno lo ha associato all'estinzione del cosiddetto Ordoviciano, avvenuta circa 450 milioni di anni fa, per tutta una serie di caratteristiche compatibili con una sovraesposizione a raggi UV, una radiazione in grado, diciamo, di danneggiare. Non vi sto a spiegare adesso per quale, per filo, per segno. Questo è un altro lavoro, tra l'altro vi segnalo anche una tesi di laurea triennale di un mio studente l'anno scorso. Allora, perché è interessante rispolverare queste considerazioni alla luce di questo evento? Beh, è molto semplice. La fluence, cioè l'energia depositata per unità di area in un tempo relativamente di pochi secondi, minuti, morte che viene considerata letale, cioè in grado di spazzare via una frazione fino al 50-60% di ozono, è una cosa di questo tipo, cioè 100 kJ ogni metro quadro, che in unità CGS sono 10 alla 8 erg su centimetro quadro. Allora, prendiamo la fluence dell'evento di cui stiamo parlando. Se voi la riscalate, potete calcolare tranquillamente la distanza alla quale questo evento avrebbe prodotto una fluence letale. Questa distanza, quindi con una semplice, tenendo conto appunto che la fluence scala come l'inverso del quadrato della distanza, vi viene fuori 13 kiloparsec. 13 kiloparsec vuol dire molto più lontano, cioè, quasi il doppio della distanza al centro galattico. Quindi se questo evento fosse accaduto nel centro galattico, in base a questi ragionamenti noi ci saremmo rimasti fregati.
Non ho capito. Sviluppare. Sì, però, giusto. Di bella di me. Esatto. In realtà, nel calcolo di questa cosa, il professore fa notare che queste non sono emissioni isotropiche, ma sono... Esatto. Però in questo caso, in cui, diciamo, non conta perché se sono, se si corregge, in realtà allora si scopre che il numero di eventi in giro sono molti di più. Quindi quello che conta è il rate osservato, diciamo, a prescindere da... Quindi, certamente è un fattore importante. Giusto perché, insomma, credo che sia anche un'occasione per raccontare più nel dettaglio quello che facciamo qui, questo riassume un po' tutte le nostre attività legate al tema del GRD, in particolare noi ci occupiamo di studiare la variabilità temporale, come detto è una cosa molto complessa, non si è ancora capito perché i buchi neri appena nati sparano in quel modo apparentemente privo di ogni logica. Lo facciamo attraverso varie tecniche, anche ad esempio con tecniche di machine learning, perché è importante, perché cerchiamo di capire come funzionano questi buchi neri appena nati e anche di capire a quale distanza avviene questo processo di dissipazione, visto che non sappiamo ancora niente. E uno degli aspetti, ad esempio, è capire anche la polarizzazione, cioè che grado di polarizzazione ha la luce emessa da questi oggetti. Ed è difficile, ma è molto informativo. Abbiamo un'attività di laboratorio estremamente importante, in questo senso stiamo sviluppando delle lenti di Laue capaci di focalizzare e raggi X duri e raggi soft gamma, e questo produrrà un salto quantico nella conoscenza di questi oggetti, non solo questi oggetti, ma anche in questi oggetti, perché avremo a queste lunghezze d'onda una sensibilità in flusso e una risoluzione angolare che finora non è possibile avere. Siamo anche coinvolti in attività di calibrazione di Hertz, che è una missione che verrà lanciata tra pochissimi anni, sempre rivolta allo studio di gamma ray burst e anche alla verifica di effetti di fisica fondamentale, come la Lorentz invariance, cioè se la velocità della luce dipende o no dall'energia dei fotoni, cosa che non dovrebbe secondo la teoria della relatività. Siamo anche parte di proposte di missioni importanti a ESA, come Teseus, come Astena. Siamo membri appunto della collaborazione Hermes. Siamo anche membri siamo tra i pochi collaboratori di questo primo storico satellite dedicato all'astronomia X cinese, Insight HXNT. Questo grazie all'esperienza che abbiamo acquisito con SACS. I cinesi sono venuti da noi e hanno chiesto appunto di costruire questo satellite anche sulla base dell'esperienza. Quindi vedete che c'è anche una storia e siamo all'interno di collaborazioni internazionali di cui ho elencato diversi istituti qua. In conclusione, insomma, questo GRD che cosa ci sta dicendo? Beh, è un evento che è un'opportunità che capita, io ho scritto once or twice, uno ogni 50 anni, anche se si stima che il rate più o meno di un evento così energetico e così vicino da uno al secolo, uno a ogni qualche secolo, sapremo di più quando conosceremo ancora meglio la cosiddetta funzione di luminosità. Che cosa ci permette di capire? Beh, è un evento straordinario che ci permette di capire bene come funziona la fisica in questi shock ultrarelativistici. Potete fare tutte le simulazioni del mondo, ma alla fine dovete avere un riscontro osservativo. Questi eventi sono gli unici riscontri osservativi che potete avere. Capire come funzionano questi getti accelerati a... Avete frazioni di masse solari? Comunque vuol dire 10 alla 28 kg, che vengono accelerati a... con fattori di Lorentz, quindi velocità praticamente quasi uguale alla velocità della luce, con fattori di Lorentz di diverse centinaia. Non c'è niente in natura di fare qualcosa del genere, a parte gamma ray burst e buchi neri in generale. Ci sta insegnando che probabilmente i GRD, questi oggetti che producono i lampi di raggi gamma, hanno un ruolo nella produzione di raggi cosmici di alta energia che osserviamo in giro un po' per tutto l'universo. Ci permette di capire appunto l'infanzia, come ho scritto qui, di questi buchi neri che si formano e come, in che modo alimentano questi getti relativistici. Ci permette di costringere il contenuto di questa extra background light in un modo completamente nuovo. E insomma è un po', come dire, il miglior poster child, cioè il migliore, come si dice, pubblicità per quello che è l'astrofisica multimessaggera, cioè la capacità, la possibilità di osservare questi oggetti astrofisici in uno spettro, vedete qui, ho scritto da 10 alla meno 5 radio, da 10 alla 13 o fino al PeV, cioè l'energia dei singoli fotoni, ma anche con messaggeri che non sono elettromagnetici, come neutrini di alta energia, senza menzionare che i gamma ray burst a oggi sono l'unica controparte elettromagnetica dei sorgenti di onde gravitazionali.
Io avrei finito. Beh, grazie mille, una bellissima presentazione, immagino che ci sia un